Perfetto, dottoressa, come le dicevo, noi abbiamo registrato 24 suicidi dovuti a questa situazione drammatica che sta veramente avviluppando il paese, ma soprattutto a morire sono piccoli imprenditori e commercianti. Sì, è una situazione davvero delicatissima, anche se sembra paradossale, perché abbiamo tutti resistito in questa fase di pandemia a una chiusura completa, il famoso lockdown, ma in realtà questa fase 2 è davvero la fase più delicata che stiamo per affrontare. Questo perché? Perché ci sono state davvero tante persone che sono state a casa proprio senza mai uscire. Facciamo un esempio, ad esempio i nostri bambini, i nostri ragazzi, gli adolescenti, ecco che loro adesso si ritroveranno in una realtà completamente diversa, fatta di mascherine, senza abbracci, con distanziamento sociale, e tutto questo ovviamente creerà dei problemi significativi alla nostra psiche. Perfetto, e questo è il primo blocco, risposta eccellente, chiaramente non mi aspettavo qualcosa di diverso, però la domanda successiva è: cosa spinge, può apparire anche abbastanza sciocca come domanda, cosa spinge una persona a un gesto così estremo come quello di togliersi la vita? Beh, sai Sergio, sono tanti i motivi per cui una persona decide di fare questo gesto estremo. Senza ombra di dubbio ci sono delle emozioni in questo periodo che si sono attivate, che hanno fatto da padrona nella nostra mente, che sono l'ansia e la paura. Come sai, la paura è un'emozione che si attiva quando non sappiamo come sarà il nostro futuro, ed ecco che ovviamente qualcuno che ovviamente ha delle difficoltà emotive ed è più fragile, a volte per trovare una soluzione cerca e fa dei disperati gesti. Infatti il 57enne napoletano l'ultima telefonata l'ha fatto al suo commercialista dicendo: ce la faremo, riusciamo a pagare i dipendenti, e poi è andato nel garage e si è tolto la vita. Non sappiamo, non siamo in grado di giudicare, non sta a noi giudicare se è un atto di coraggio o se è qualcosa di diverso. Torniamo ai bambini e torniamo soprattutto alle persone che, nonostante siamo nella fase 2, non escono di casa perché hanno paura. Cosa ha ingenerato nella mente di queste persone il bombardamento televisivo, quasi una forma di terrorismo mediatico? Sì, questo è vero. Sai che è successo in questa fase? Ci sono state due modalità comportamentali. C'è chi ha sopravvalutato questo problema e chi l'ha sottovalutato questo problema. Le persone che l'hanno sopravvalutato sono quelle che, pur avendo notizie attraverso i social, i media, le televisioni, comunque si sentiva al sicuro nella propria casa e quindi davvero non ha messo mai il naso fuori porta. Ed ecco che ovviamente, se si affaccia fuori dalla finestra e continua a vedere il distanziamento, le mascherine, questa difficoltà nell'interagire come una volta, la paura prende il sopravvento e quindi preferisce continuare a restare nel proprio uscio di casa e non uscire. I bambini, lei ha parlato di bambini, i bambini sono probabilmente vere e proprie vittime di questa situazione, perché mi è capitato di vedere dei bambini sia in villa comunale che lungo lungomare di Napoli, sembravano di piccoli automi. Eh sì Sergio, davvero non sappiamo che cosa ci aspetterà psicologicamente parlando, perché come sappiamo nell'età infantile soprattutto per un'evoluzione e una crescita fisiologica e psicologica naturale la prima cosa è relazionarci attraverso la società, nelle scuole. Tutto questo è stato ovviamente provato a continuare attraverso le video lezioni, le videochiamate, ma c'è stato un momento in cui molti bambini hanno anche rifiutato tutto questo, perché quello di cui hanno bisogno è una relazione fisica, no? Il confrontarsi con l'altro in maniera reale. Quindi loro sono certamente quelli che hanno subito e subiranno uno tsunami emotivo che ancora non sappiamo, poiché a settembre la situazione scolastica non sappiamo ancora come ritornerà alla normalità. Prima di concludere, una domanda proprio d'obbligo:
consigli, come reagire, come comportarsi? Soprattutto per i bambini e per gli adolescenti, ci tengo soprattutto a dire ai genitori di cercare di fare in modo di ritornare alla vita normale, non completamente come si era prima, ed ecco che per esempio la mascherina, il distanziamento sociale sono una di queste modalità che dobbiamo oggigiorno assumere, quindi iniziare a fare amicizia con questa mascherina per i nostri bambini è una delle cose fondamentali per fare in modo che quando usciranno in questo mondo completamente nuovo non saranno spaventati da questa nuova modalità relazionale. Dottoressa, apprezzo moltissimo, però lei mi conferma che non torneremo mai più alla normalità, perché se dobbiamo affezionarci a questi strumenti, che sono strumenti sanitari tra le altre cose, vuol dire che la nostra vita è definitivamente cambiata. Certamente Sergio, la nostra vita è completamente cambiata, quello che dobbiamo fare è proprio questo, essere critici, non pensare di ritornare a quello che eravamo, perché ritornerà la normalità, ma sarà una nuova normalità, perché abbiamo attraversato un momento critico per tutti che si chiama pandemia. Grazie dottoressa, buon lavoro, grazie ancora. Arrivederci, grazie a voi. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Ingrisano. Thank you.